Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Dunque, la Domenica Sportiva di Rete 8, numero speciale. Saremo un po' più corti nei tempi, e poi non c'è Enrico Giancarli che comunque contribuirà con alcuni eh, servizi che ci manderà direttamente dal Giro d'Italia. Vi presento subito gli ospiti eh, di questa sera. Si tratta di due colleghi, allora li presento insieme. Eh, bentornato, lo troviamo sempre qui alla Domenica Sportiva, Gabriele De Bari. Buonasera, buonasera Gabriele. a voi, Ciao. e buonasera anche a Paolo Toro, altro eh, collega che segue soprattutto buonasera. ma non solo le sorti del, eh, dell'amatori Pescara e anche del Pescara Calcio e poi in collegamento, buonasera Paolo, in collegamento eh, dal quotidiano il centro di Pescara c'è un altro collega Luigi Di Marzio che vedo già sul mio monitor di servizio, eh, buonasera Luigi. Buonasera Paolo, buonasera ai tuoi ospiti. Prima di cominciare a parlare di eh, pallacanestro dell'amatori eh, Pescara che ha stravinto eh, il match numero 3 contro Salerno, portandosi avanti nella serie per 2 a 1, eh, vi dico che c'è una partita importante che è tuttora in corso: sta per iniziare. Infatti, il secondo tempo di Verona-Cittadella, eh, eh, gara di ritorno. L'andata eh, è stata a appannaggio a favore del Cittadella per 2 a 0. Adesso, però, sta già vincendo 1 a 0 il Verona, rete nel eh, primo tempo al 27esimo, firmata da Zaccagni, le squadre stanno per tornare in campo. Volevo far intervenire proprio eh, Gabriele De Bari su questa sfida, insomma, che cosa prevedi? Già Ma... eh, insomma, si prevede una, una sfida molto tesa è perché sfida... ha già recuperato mezzo, eh, mezzo svantaggio. diciamo così, Il Verona eh? è un derby, quindi è una un partita derby, sentita un importante. Veneto. Io sen ho visto i primi minuti, si sono date tante botte, 4-5 ammoniti nel primo quarto d'ora il Verona vince però non ci dimentichiamo che un gol del Cittadella che fuori casa segna sempre Spesso quasi e volentieri. metterebbe tutto complicherebbe tutto eh sì, tutti i piani che del in Verona. Nel caso di 2-0 in virtù della miglior classifica del Verona il Verona. il Verona andrebbe se in Serie A a raggiungere Cittadella, Lecce se e il Cittadella diventa, diventa un'impresa poi vincere eh sì. con uno scarto doppio. E per cui, una partita aperta, partita con tanta gente, ho visto che quindi è anche giusto perché è la partita che assegna la Serie A. È la partita dei rimpianti per il Pescara, eh, certo, perché, perché ci doveva essere il Pescara oggi, eh, sì. e invece, non è stato in grado neanche di poter usufruire di tre pareggi per andare in A. E questo il rammarico è veramente, molto, molto forte. Perfetto, Paolo, Paolo Toro, se vuoi anche un commento su, uh, su questa sfida tutta uh, Veneta o passiamo subito alla pallacanestro? Come oh, vuoi. Beh, Sì, io eh? ho chiaramente non seguito la parola. Ti partita chiedo di soltanto oggi, un, però... un pronostico così se vogliamo. Eh? Secondo, secondo te chi vede me... in Serie A? Verona no, o Cittadella? Verona secondo me ce la potrebbe fare perché ha un potenziale superiore al Cittadella, però il Cittadella ha avuto il merito di averci stupito in più di un'occasione e comunque ha dimostrato di essere una squadra solida, per cui, eh, come ha detto appunto Gabriele, è facile che riesca anche a segnare un gol con, con, con il solito Moncini magari esatto. e manda all'aria tutti. Via. Però è chiaro che il Verona, secondo me, ha in questo momento maggiori probabilità di... Di superare il turno e quindi e vedremo di come andrà a finire. Naturalmente terremo aggiornati nel corso della domenica sportiva su questo risultato. Paolo pallacanestro, serata magica, direi altra serata magica dell'amatori Pescara. Adesso è con la testa avanti nella serie, 2-1 contro Salerno. Le prime due partite in campagna 1-1. Adesso questa sera davvero la gara perfetta da parte. Della squadra allenata da Coach Raiola, eh, l'hai vista anche tu. Sì, in effetti non è la sola gara perfetta sì. che l'amatore ha giocato in questi ultimi tempi, è un'ennesima gara perfetta per una squadra nella quale il periodo di massima forma ha coinciso proprio con la fase più importante del campionato, che è quella dei playoff. È vero che è stata. Nei è vero io, che io, è no, stata ritorno. Eh. È vero che è stata fortunata dal fatto dell'eliminazione del Reggio Calabria, ma questo ormai è storia perché dopo la squadra dei Raiola è stata in grado di cogliere la palla al, al balzo e di rilanciarsi alla grande e devo dire che guardando le partite il tecnico ha ragione quando afferma che in effetti è la squadra che è il gioco d'assieme che prevale, ha una buona, la squadra ha una buona condizione fisica una buona condizione mentale anche se si trova di fronte a giocatori che magari avversari che magari hanno una mentalità più eh, abituata a giocare certi tipi di partite da dentro o fuori e quindi ha ottenuto un rendimento diciamo, eh, globalmente molto convincente e sicuramente molto produttivo perché anche la gara 1 che aveva perso a Salerno era stata un'ottima partita persa solo negli ultimissimi minuti. Poi c'è stata la gara 2 di Palermo che, ha avuto, che è stata brava a controllare soprattutto nelle fasi finali. E oggi dobbiamo dire che è stata veramente una partita increscendo, c'è stato l'equilibrio solo nei primi dieci minuti, poi la squadra si è gradualmente posta avanti, affermata, ha incrementato il vantaggio, in verità dobbiamo pure dire che ci è sembrato un po' in calo anche la formazione vero, sì. del Salerno proprio, e questo potrebbe attenzione. essere un ulteriore fatto positivo per la gara di... Positivo per l'Amatori ovviamente, per la gara di martedì che come hai ricordato anche tu in caso di vittoria proietterebbe l'Amatori per la prima volta nelle final four della promozione in Serie A2, il che significherebbe andare a Montecatini il 15 e il 16 giugno a giocare contro altre tre squadre. E, e di queste quattro tre vengono promosse. Insomma, il 75% e delle cioè, probabilità di risolvabilità è altissimo. Dobbiamo anche dire, diciamo che, e questo l'amatori lo, lo sanno bene ovviamente e quindi vedono la cosa appunto, con maggior attenzione e con maggior prudenza, che tutte queste squadre contro le quali l'amatori sta giocando effettivamente sono partite da obiettivi e da budget sensibilmente superiori. Per cui l'amatori ha fatto... Bisogna dare merito alla squadra che ha fatto veramente tanto, che è arrivata a questo punto e, e che Raiola dopo un periodo nel girone di ritorno in cui ha avuto la squadra qualche tentennamento è stata in grado di eh, riprendere in mano eh, tutta la situazione e di impostare veramente una squadra. Infatti se, si, se ci si fa caso ogni volta eh, il punteggio, cioè il contributo dei singoli sul punteggio viene distribuito, non dico equamente, ma comunque tutti quanti, eh, viene dimostrato che tutti quanti partecipano. Ricordiamo diciamo, il concorrono... risultato finale, Amatori 93, eh, Salerno 65, 65. Punti. Una vittoria molto netta, netta sì, nettissima, sì. come ricordavi tu soprattutto nel primo quarto è stato equilibrato, però poi... Eh, il primo linea, quarto anche, e poi c'è stato un crescendo... C'è stato della un crescendo rossignano. Allora vero. facciamo così, scendiamo per così dire sul parquet o meglio nel post gara con eh, l'intervista a coach Stefano eh, Raiola, sentiamo e sentite che cosa ha detto a fine gara un felicissimo Stefano Raiola che però ovviamente tiene tutti sulla corda perché manca ancora un passo fondamentale per la Final Four. Raiola. Coach Raiola, sì c'è un'altra partita ancora da giocare, però guardiamo a quello che è successo questa sera, davvero una grande prestazione, ancora una grande prestazione, eh, insomma un passo verso la Final Four. Allora, oggi una grande prestazione perché per battere questa Salerno bisogna eh, giocare delle grandi partite, e i ragazzi l'hanno fatta dal punto di vista dell'applicazione dal punto di vista tattico, dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista del giocare insieme, che stiamo dicendo tanto in queste ultime settimane che stiamo giocando veramente insieme, non solo in attacco dove si può vedere il passaggio in più, ma anche in difesa, perché quando siamo uniti in difesa siamo una squadra difficile da attaccare. Caverni, Leonzio, Serafini, è difficile persino dire che state il migliore. Questo significa che avete giocato davvero di squadra. No, guarda, Io devo fare i complimenti ai ragazzi per la crescita che hanno avuto come squadra. Eh, posso dire Alberto ha fatto delle bellissime cannesi al primo tempo, Ennio ha fatto delle bombe importanti, Potì, Caverni, Carpanzano. Gai, per alzare devo dire tutti, capitanelli amici per rispetto e più anche i ragazzi sono andati alla fine. Devo dire che i ragazzi non hanno fatto una partita impo importante, stanno facendo delle partite importanti, però come ho detto prima, la... questa è gara 3, siamo 2-1, una partita in cui si rigioca già tra meno di 48-48 ore, già siamo in campo, quindi bisogna subito resettare, recuperare energie fisiche e mentali ed essere pronti per gara 4. Tu sei stato un grande giocatore, ora sei coach di questa squadra. Come si vive quando insomma, a un certo punto avete, hai capito che la partita ormai era in mano dell'amatori, dopo il terzo-quarto sicuramente eravate irraggiungibili? Allora guarda, fuori dal campo si vive meno bene <ride> di quando si sta in campo. E, no, eh, veramente ho quasi sempre la paura di poterla perdere, anche se stavo avanti di 30 punti, quindi eh, sono contento della prestazione, però già, ero, già lì ero testa con la testa a gara 4, eh, quindi bisogna rimanere con i piedi per terra. Ti abbiamo visto anche piuttosto arrabbiato, per esempio, quando eh, Capitanelli ha speso un fallo forse inutile. Ma lì eravamo ancora in partita, più 15, più 16, può succedere sempre di tutto in queste partite. Eh, L'ho visto che si beccava, si beccava da tre falli, <ride> sarebbe arrivato il tecnico, non ho fatto in tempo a richiamarlo, a farlo ricordare. Cosa gli hai detto in panchina, possiamo rivelarlo? Gli ho detto moriposa di così, se più pronto non è vero, io mi sono un po' arrabbiato, però lui lo sa che, mi è, che è giusto che, che mi sia arrabbiato. ma... Tutto a posto, sono cose che possono capitare all'interno di queste partite molto eh, intense in cui c'è molto eh, partite calde, però ripeto sempre ragazzi bisogna sempre giocare, usare la testa, stare concentrati per quello che serve a noi, non dobbiamo farci trasportare troppo da cose che possono poi essere negative all'interno della partita. Da qui a martedì adesso che cosa dirai ragazzi, come la preparerei questa quarta partita? Allora, innanzitutto dobbiamo recuperare, come ho detto, le energie fisiche, scaricare la, le, la tensione, le tossine e poi eh, prepareremo, vedremo, faremo qualche aggiustamento. È logico che su una partita del genere uno può pensare ad ah, aggiustamenti, ne possiamo fare pochi. Sicuramente devo fare un aggiustamento, non un aggiustamento mentale, sicuramente devo rinforzare il fatto che assolutamente... Le, Anzi, vincere le partite di 30 punti essere, può essere pericoloso, quindi a maggior ragione dovrò far capire ai ragazzi che la serie non è assolutamente finita, è una cosa che sto dicendo dalla prima partita con Nardò, che le serie a 5 partite si possono vincere e perdere fino a che non si arriva a 3 vittorie. Gliel'ho ho detto anche dopo gara 1, potevamo anche perdere gara 2, che noi dovevamo essere pronti a combattere fino a gara 5 perché le serie a 5 partite non finiscono mai, ora siamo 2-1, potevamo vincere di 1, di 30, dobbiamo essere pronti per gara, per gara 4. Anche le Caverni in questo playoff ci avete già abituato a grandi partite, però questa sera gara perfetta. Sì, stasera gara perfetta, un'ottima cornice di pubblico, e ci tenevamo a fare questa partita e abbiamo veramente giocato sia in attacco sia in difesa una grande pallacanestro. E adesso dobbiamo ricompattarci, recuperare le energie perché martedì affronteremo un'altra battaglia e bisogna vincerla. Comunque avete vinto questa sera almeno su ogni fronte, sotto canestro, nella precisione da fuori? Sì, la difesa. Sì, siamo stati molto precisi al tiro, nella difesa magari abbiamo sofferto un po' la loro, la loro fisicità, ma è normale perché hanno lunghi eh, fisici e molto esperti, però siamo riusciti a eh, tenerli a subire 65 punti che sono veramente pochi. Micheli, ci spiega un po' che cosa è successo da quando siete rientrati in questi playoff perché avete giocato sempre alla grande? Sì, è successo che il ripescaggio magari ci ha dato quella consapevolezza, quella... Voglia di non sprecare questa occasione perché non succede praticamente mai e quindi abbiamo detto: eh, teniamo duro un mese che possiamo fare grandi cose. Risettiamo la gara di questa sera allora perché c'è un altro gradino da, uh, da percorrere. Sì, eh, c'è gara 4, e dobbiamo essere pronti a chiudere la serie perché è un'occasione eh, molto importante perché eh, tornare là a gara 5 sarebbe molto dura. e eh, ci conviene appunto vincere la gara in casa. Hai accennato al pubblico, vi ha dato una grande mano. Ci ha dato una grande mano, oggi erano innumerosi e li aspettiamo anche martedì alle ore 21 perché eh, ci danno una spinta in più e magari vogliamo ancora più gente che ci, ci tifi e così. Bene, abbiamo dato ovviamente ampio spazio a questa bella vittoria dell'Amatoria, ma torneremo a parlarne, anzi parliamone subito un attimino. Paolo, abbiamo visto un pala elettra davvero stracolmo di gente festante, felice anche per il risultato. Sì, questo eh. è un segnale. Peccato che solo magari in questi tipi di partite si riesce eh. a raggiungere il, il quasi pienone. Comunque oggi penso quasi 2.000 persone presenti. Abbiamo rivisto sugli spalti tante persone, ex giocatori, dirigenti Come che no. magari vengono solo in maniera occasionale, ma anche personaggi del calcio. Mi, sem mi è sembrato di visto sugli spalti anche l'allenatore Epifani, eh, il direttore sportivo Leone che sono venuti. Quindi voglio dire, è, è comunque... Ma poi ti faccio una domanda che così, aggrega. magari se ci fosse anche, sì sicuramente ci saranno eh, stati sui, sui gradini della palla qualche imprenditore che magari... Desse eh, una mano, punto, perché Amatori è una delle il punto pochissime è questo, squadre. che è una società che purtroppo sponso, da, diversi anni, di da diversi anni non riesce a trovare un, una, una sponsorizzazione tale da poter magari ricostruire un programma. Perché secondo te c'è cioè il calcio anche, che fa cocita tutto? Ma no? guarda, no? un po' no, forse so. è la nostra zona che premia dal punto di vista imprenditoriale delle sponsorie, premia chiaramente il calcio che eh. la fa da padrona. Un po' forse mancano, perché sai, la pallacanestro è un po' più. Bisognerebbe anche avvicinare qualcuno che sia anche un po' appassionato, magari allo sport, oltre che tanti, fare eh? l'operazione strettamente finanziaria. Ce ne stanno tanti, però, evidentemente, non, non si riesce a creare questo, questo feeling eh, con la società e non riesce a trovare una sponsorizzazione adeguata, che pure. Meriterebbe magari la con la Serie A si potrebbe ingolosire Andando qualcuno. Andando in Serie eh? A il discorso chiaramente cambierebbe, entrerebbe in un'altra orbita. E Ma non andiamo sarà... troppo avanti perché martedì si riazzera tutto, martedì si, riazzera si parte dallo tutto. 0 a 0 e quindi bisogna essere sempre concentrati certo. come lo è stato sempre in questa, in certo. questa Serie L'Amatoria. E questo è il dato confortante che la squadra è stata avanti. sempre... Andrà avanti. Intanto eh, torniamo per un momento al calcio, Gabriele, perché è, eh, rimast, è rimasto invariato questo 1-0. Eh, è cominciato il secondo tempo, siamo intorno al sessantesimo circa, eh, quindi dopo un'ora di gioco conduce il Verona sempre per 1-0 con rete nel primo tempo di eh, Zaccagni. Adesso, è, tutto, è tutto in equilibrio, in, tutti in equilibrio, bilico, eh. in bilico, eh. Eh sì. Eh sì, Che cosa prevedi tu? Gli ultimi minuti saranno per, davvero di per fuoco. Passi il poi Cittadello, tutti avanti. Tutti passa avanti. In cittadello. Per te, passi il Cittadella, allora, anche perché così? mi piacerebbe se eh sì. un aspetto anche romantico, una, una squadra così che mai è andata in Serie A è un'occasione certo. per i cittadini, pensi, ripetibile storica certo. visto che in realtà che gli ultimi anni i Frosinone è mai andati in A i Carpi è mai andati in A Potrebbe essere questa volta quella buona certo. per portare in ai Cittadini. Tra poco parleremo di ciclismo, però volevo tornare eh, da Luigi Di Marzio, il quotidiano Il Centro, eh, che è ospite questa sera eh, della domenica sportiva. Eh, Luigi, anche a te chiedo così una previsione: che cosa prevedi eh, questa sfida eh, playoff, questa finale, finalissima? Perché è la gara di ritorno tra Verona e Cittadella che sta conducendo per 1-0, ha dimezzato già lo svantaggio il Verona. Beh, secondo me, sarebbe bellissimo che il ricco Veneto vada a premiare la squadra più povera della, della Serie B. Se così possiamo dire la cenerentola della, della B, in termini di ingaggi, chiaramente che il Cittadella Conca ha una storia importantissima. Ha centrato i playoff negli ultimi anni, secondo me sarebbe eh, la ciliegina sulla torta per questa società che lavora benissimo da dieci anni a questa parte. Eh, il segreto di questa società credo che sia il direttore sportivo che Stefano Marchetti, che ha dai tempi di Ardemagna e Junco sempre azzeccato tutti gli acquisti. L'ultimo eh, che è passato poi al Genoa l'anno scorso, quest'anno c'è Diao. Insomma, è una squadra con. Poche grandi fi pochissime eh, firme ma con tanti giocatori da scoprire è stata proprio questa la forza del Cittadella io credo, vedendo anche un po' l'andamento live del risultato, credo che quest'anno sia davvero la volta buona Grazie, grazie Luigi poi tornerò da te a disturbarti per altri eh, pareri ti volevo coinvolgere anche sul Giro d'Italia sul ciclismo che tu hai seguito nella nostra regione. Giro d'Italia eh? Si è conclusa oggi con la cronometra proprio nel Veneto, a Verona, manca anche a farlo apposta. Veneto protagonista anche nel Giro d'Italia. Eh, Carapaz, come era un po' nella logica delle cose, ha tenuto la eh, maglia rosa. Vedete qui Ravena, spettacolari però, queste immagini, però, eh, Gabriele. Ma io l'ho vissuto eh, quando ha vinto Basso, ah. e quindi anche lì si è conclusa la seconda vittoria di Ivan Basso al Giro d'Italia. Il Veneto, Verona, mi ricordo eh beh, sì. quando vinse. Moser, famosa cronometro soave verona, vinse il Giro d'Italia, l'unico giro che poi lui ha vinto. Era ancora più stracolmo di persone perché chiaramente allora c'era una passione. Se avesse vinto Nibali, avremmo visto un'arena che non, rius non sarebbe riuscita a contenere esatto. il tifo. Però Nibali, Nibali, secondo posto, Nibali, terzo posto. Nibali visto che la crono di oggi eh, si deve mordere le mani. Il grande rimpianto di un giro deludente, ma che Nibali ha buttato via perché adesso ripensando alla tappa di Courmayeur quando ha snobbato Carapaz che è arrivato quarto un anno fa, ma un anno fa il giro è stato un giro con Frum, Yez, Dumoulin, quindi il quarto posto di un anno fa aveva un valore importante, non era un valore secondario e questo non l'hanno capito né Nibali né Roglic e hanno dato all'Equadoregno la possibilità di recuperare un distacco enorme e di accumularne uno considerevole, tanto che oggi Nibali su 17 chilometri ha recuperato 52 secondi che sono una enormità sì, perdere una il enorme giro enorme. per un minuto dopo quello che Dove aveva di vantaggio lui non è uno specialista tra l'altro no campi. infatti ha perso Intanto, praticamente 3 secondi a chilometro stiamo vedendo la, la maglia azzurra che riguarda proprio Ciccone, ciccone. Ecco, l'unica nota lieta di questo eh. giro è stata la grande presenza degli abruzzesi esatto, perché pur avendo due titoli. soltanto di elementi hanno fatto veramente delle cose straordinarie Giulio Ciccone, grazie ai contributi che ci ha inviato Enrico Giancarli, sono due piccoli frammenti che noi abbiamo unito insieme in cui insomma Giulio Ciccone è felicissimo per questa conquista della maglia azzurra, re degli scalatori e parla naturalmente anche del fatto che l'Abruzzo in qualche modo sta tornando protagonista. Lo è già stato anche dal punto di vista organizzativo con le due tappe eh, che sono approdate nella nostra regione, la Vasto-L'Aquila e poi la partenza di Tortoreto, ma sentiamo Giulio Ciccone. Forse non avevo mai provato una, una sensazione del genere, e mi riempie davvero di gioia e di orgoglio il fatto di, di essere apprezzato e amato dai, dai tifosi italiani, soprattutto al Giro d'Italia e spero anche nel futuro di, di continuare così e dedicargli ancora qualche altra soddisfazione. Sì, anche questo per l'Abruzzo diciamo, la mia caratteristica rispecchia un po' la mia regione, sempre un po' forte e gentile, come diciamo noi, però. È un attaccone. attaccone. Non so se volevi aggiungere qualcosa. No, no, ma eh, Gabriele dicevo, a gli, tempo essere, da Luigi? Gli, gli sarà senz'altro utile avere a fianco Nibali che gli insegnerà come corre, come gestirsi, come. Eh, tattica in qualche eh, strategia. Eh, perché un giro di tagli di tre settimane va interpretato e gestito anche. In condizioni di, di difficoltà, perché non sempre sei eh, forte per essere eh, in primo piano, qualche volta devi anche giocare in difesa, e lì il Nibali, che eh, di esperienza ne ha tantissima, gli potrà essere utile per un processo di, di crescita che ci potrà dare un circone ancora più forte nei prossimi anni. Perfetto, allora noi ci dobbiamo fermare per uh, un'altra fascia pubblicitaria, è l'ultima, poi torneremo in studio per il, la volata finale della Domenica Sportiva di Rete 8. tra poco. Eccoci qua di nuovo in studio in diretta, intanto mentre eravamo in fascia pubblicitaria c'è stato il raddoppio del Verona con Bianchetti, quindi eh, si mette bene per eh, la formazione di casa, ricordiamo che però qualche minuto prima c'era stata l'espulsione di un giocatore del Cittadella che sicuramente avrà eh, favorito l'assalto che stava portando la formazione veronese, se dovesse finire così naturalmente 2 a 0 in favore del Cittadella in gara 1, adesso 2 a 0 per il Verona sarebbe proprio il Verona, ad andare in Serie A, a raggiungere Brescia e Lecce. Pensi all agli allora, eh, impianti che il Pescara Gabriele. deve coltivare, eh, Pense, se, perché a quest'ora doveva essere pescare Pescara Cittadella qui all'Adriatico, cioè all all a Pescara l'Adriatico. Anche se non, non, non abbiamo la palla di vetro, <ride> no. il risultato non lo conoscevamo comunque. No, però eh, se il Pescara si fosse qualificato, oggi si sarebbe giocato il Pescara Cittadella E quindi noi, cioè, il rimpianto è talmente grande che... È incredibile, mm. io penso che sarà irripetibile che con tre pareggi tu potevi andare in Serie A e hai buttato via una qualificazione che per una serie di coincidenze fortunate ti si era messa veramente in discesa. Eh, Paolo, insomma adesso si fa davvero dura per il Cittadella che chiaramente tenterà il tutto per tutto, andrà all'assalto o prende il terzo gol o segna il 2-1 che invece in questo caso eh, ma darebbe... 10 che stanno la pure in 10, sì. quindi sì. è difficile. Eh però... Indubbiamente per, come devo dire, anche per meriti e per simpatia il Cittadella avrebbe, cioè, saremmo, forse, saremmo stati forse più contenti, anche perché il Pescara è poi è stato eliminato proprio dal Verona nelle circostanze che abbiamo detto, quindi per meriti e per simpatia il Cittadella avrebbe meritato, eh, meriterebbe, diciamo, perché la partita non è ancora finita, meriterebbe la, la, la sua prima promozione. È una società dalla quale evidentemente c'è molto da imparare nel calcio di oggi perché è una società che riesce a massimizzare tutti, eh, la, diciamo, il rendimento sulla base di una situazione diciamo, patrimoniale di investimenti certo. molto ridotta, ridotta e quindi diciamo, il classico rapporto costi-benefici viene massimizzata evidentemente ci sono dirigenti che sanno fare i conti e, e dal punto ingaggi, di vista tecnico che sanno fare anche ecco ho sentito la voce di eh, Luigi di Marzio. Luigi dicevi che il cittadella Sì, c'è una discrepanza di quasi 11 milioni e che il Verona, sì. se non sbaglio, è la terza squadra che ha speso di più in serie B. Mm. Eh, credo quasi. Eh... Se non sbaglio 14 milioni il cittadella compresi i premi, bonus promozione, quindi i bonus legati agli obiettivi sui 3 milioni e 2 dell'ultima squadra in b come monte in monte ingaggi, quindi insomma è un dato abbastanza significativo. E eh, quindi voglio dire i dirigenti sia dal punto di vista tecnico, amministrativo che dal punto di vista tecnico hanno saputo operare non bene, ma benissimo per arrivare a questi livelli, Ma questo non da quest'anno, da diversi certo. anni. Per cui è una società un dalla quale recupero, ci, sarebbe, ci sarebbe molto da imparare, è vero Verona, che è un ambiente magari con poche pressioni rispetto una ad altre precisazione Credo che possa essermi eh, d'aiuto essere a tutti voi anche eh, Luigi Di Marzio perché io ho detto che il secondo gol dopo nel primo tempo ha segnato Zaccagni sicuramente per il Verona, nel secondo tempo Bianchetti, ho detto forse però Di Carmine esatto. No, no, Di Carmine. Di Carmine. Allora, di, Carmine. di Carmine, è il secondo marcatore del Verona. Quindi in è una sconfitta anche per l'ex tecnico. Grosso, grosso, eh. Eh, lo so, però succede anche questo. <ride> Purtroppo eh, la scossa in questo caso, evidentemente, è servita. Chiaramente, non era no, tu solo e tutta la colpa la prima, di, la di, prima, di Grosso. La prima partita di Aghetti, il sì. nuovo ha giocato contro il Cittadini, ha perso 3-0. Eh, cioè, pensa eh, che so. poi si sono ritrovati adesso. Cioè, Aghetti in, in poco tempo, è stato in grado di ridare al Verona. Una fisionomia di squadra forte come doveva essere perché i calciatori li ha e li ha anche bravi, e quindi era, cioè, no, era incomprensibile come potesse certo. soffrire tanto con quei giocatori addirittura a qualificarsi per i playoff sicuramente. Ovviamente daremo anche il finale di questa partita perché è importantissima per la eh, promozione. Visto che stiamo parlando eh, del campionato di Serie B, io torno da Luigi Di Marzio perché eh, in questi giorni abbiamo letto che domani eh, potrebbe essere comunque, se non decisiva, una giornata importante sul fronte scelta del eh, tecnico. Uh, si parla uh, di Luciano Zauri che potrebbe guidare uh, la prima squadra, lui che ha già guidato in maniera brillante, brillantissima uh, la squadra Primavera 2 vincendo il campionato, quindi ottenendo una promozione uh, tra le big del campionato Primavera. Eh, insomma, è questa l'unica pista oppure ci sono anche altre opzioni? E cosa succederà domani se succederà qualcosa? Oppure bisognerà attendere un po' qualche giorno? Ma io credo che al momento sia da escludere qualsiasi altra pista, credo che insomma meno di eh, clamorosi ripensamenti eh, Luciano Zauri siederà sulla, sulla panchina del Pescara. C'è stato già un incontro eh, giovedì tra Zauri e Sebastiani, si è parlato anche un po' delle intenzioni del tecnico, del possibile staff che Zauri eh, andrà a comporre a portare il prossimo anno, non di contratto. Eh, questa cosa mi lascia un po' pensare perché... Bisogna parlare anche un po' di contratto, buttare giù eh, due numeri, di, di durata anche un po'. Non credo che sarà una questione economica perché per Zauri comunque la, è l'occasione della vita questa, no? il bivio che lui deve, deve, la strada che deve prendere per svoltare un po', la, fa svoltare un po la, la, la sua carriera. Quindi credo che domani potrebbe esserci anche un incontro, una telefonata, io credo che siamo, siamo ai dettagli, ripeto, a meno di... Clamorosi ripensamenti, ma credo che la strada sia, sia, sia abbastanza tracciata. Senti, Luigi, se dunque sarà Zauri, secondo te porterà in prima squadra qualche giocatore della primavera? Ma io credo che delle valutazioni verranno fatte, però, se parliamo di, di giovani, credo che il Pescara andrà, andrà a prendere dei, dei giocatori. Eh, sicuramente ventenni ma che abbiano almeno un po' di esperienza forse qualcuno potrebbe essere eh, buttato in prima squadra fatto sta che poi eh, l'allenatore dovrà essere bravo poi a lavorare sul campo ma anche eh, nella mente del, del calciatore che comunque il, il, il solco che c'è tra, tra prima squadra tra, tra prima squadra e, e primavera è abbastanza, è, è abbastanza netto quindi credo che insomma eh, bisognerà poi fare una, una selezione di quello di quello che sarà e di quello che arriverà poi dal, dal mercato. A proposito di mercato, credo che eh, i rinforzi sicuramente eh, ci saranno perché tanti giocatori, tanti prestiti torneranno magari al eh, mittente. Eh, si parla di una sorta di rifondazione lì davanti, in attacco. Eh, è così? Bah, sì, lì bisogna fare delle, delle, delle valutazioni perché il Pescara tra... I giocatori sotto contratto e quelli che rientrano dai prestiti con due situazioni ballerine e sono più di 32 i giocatori, sono 16 sotto, sono 16 sotto contratto, 14 rientrano i prestiti e poi saranno due giocatori da valutare, uno è Cristiano Del Grosso che dovrebbe continuare l'avventura con il Pescara anche se negli ultimi giorni c'è stato un sondaggio anche abbastanza forte del Monza di Berlusconi, ha offerto un biennale il Monza ma credo che Del Grosso davanti a un rinnovo annuale col Pescara credo che non faccia nessun tipo di problema e l'altra situazione aperta è quella di Santiago Bellini che il Pescara ha il diritto di riscatto entro il 30 giugno, un diritto di riscatto così un po' ufficioso perché insomma tra il Wanderest Montevideo e il Pescara ci sono ottimi rapporti, ma per Bellini però ci sono delle, delle richieste il Presidente Sebastiani ho letto anche sul vostro sito di Rete8 che ha dichiarato che Bellini resterà, verranno fatte delle valutazioni, ma su Bellini ci sono delle richieste tra l'altro anche documentate c'è una PEC del 10 maggio una richiesta scritta del Partizan eh, di Tirana, i campioni in carica albanesi che faranno tra l'altro il preliminare delle coppe quest'estate. C'è una richiesta ufficiale per il prestito di Santiago Bellini, quindi il Pescara secondo me dovrà essere anche abbastanza abile, astuto, furbo e rapido, e cercare di riscattare il giocatore e poi eventualmente o di valutarlo per il ritiro o di mandarlo in prestito cercando poi di monetizzare facendo una plusvalenza che lì parliamo comunque di uno riscatto abbastanza irrisorio. Poi, probabilmente poi nel contratto qualora dovesse essere riscattato verrà messo poi un diritto di recompra o comunque un diritto di riscatto abbastanza, abbastanza cospicuo, un po' quello che, quello che è accaduto con Torreira. Non quello che è accaduto con Elisalde, perché il Pescara ha pagato oltre un milione di euro Elisalde qualche anno fa prendendolo dal Guandes Montevideo. Ecco Luigi c'è Gabriele De Bari che vuole inserirsi no, no, in questa visto, riflessione. Visto le, le tracce praticamente nulle che ha lasciato Bellini, io lo farei andare via senza alcun problema, sperando che cresca un po' perché non ha fatto neanche lo, lo, lo straccio di, di un gol e dovrà essere l'attaccante che nel girone di ritorno avrebbe dovuto dare qualcosa in più in attacco cose che non è riuscito a fare quindi non mi pare che... Sai, poi... No sono d'accordo sono, sono d'accordo con te è un giocatore che deve crescere tantissimo secondo me deve crescere tantissimo anche nel, sotto il profilo gestionale quotidiano nell'allenamento un giocatore che deve essere, un giocatore deve essere allenato al massimo poi calcolando anche la, la, la struttura fa anche un po' fatica può entrare in, in condizione però questo è un, è un giocatore che è arrivato fuori forma a Pescara qualche anno fa prima dell'operazione al ginocchio dell'infortunio insomma c'era il Betis Siviglia che l'aveva praticamente preso per fare tra l'altro anche eh, le coppe, quindi un giocatore secondo me al momento non adatto al Pescara, però in futuro bisogna vedere quello che accadrà, certo che il Pescara andrà comunque su, su dei giocatori per rifondare anche un po' l'attacco, eh, secondo me la linea verde è quella da, è quella da, da seguire, quella che poi, la linea che verrà dettata poi da Antonio Bocchetti che è il nuovo direttore sportivo e Giorgio Repetto che no. si occuperà Noi... della tecnica, però credo che i giocatori verranno presi. Non per voi essere sempre critici, ma abbiamo un nuovo direttore sportivo che arriva dal… Bocchetti certo. dal Fano, che la eh, squadra, Fano, è, dal Fano, processa, dal Fano da che è retrocesso Pagani, C dalla C e D, e se lo prende il pescare, quindi non ha un pedigree particolarmente importante. Il pescare si affida a un allenatore che non ha mai fatto l'allenatore tra, tra i professionisti. Io ho visto Zauri crescere come calciatore a Roma, era un ottimo cal calciatore. L'ho visto in nazionale, è stato il calciatore che ha fatto la parata da non portiere più importante. Spettacolare e non vista dagli arbitri, ringrazio Fiorentina. Ha vinto un campionato. Ma se ti affidi a Zauri, è un'incognita. Il salto triplo è evidente, dalla Primavera B alla Serie B. Quindi, io mi auguro che Zauri, che è una persona seria e competente, riesca bene. Ma non voglio immaginare che cosa dovesse accadere se qualcosa all'inizio non dovesse andare bene. Cioè, non vedo una prospettiva. Di pescara di grande rilancio. Vedo una prospettiva di pescara affidato ai giovani con un allenatore giovane, un neo allenatore, un direttore sportivo che viene da una retrocessione dalla C alla D, le premesse per un campionato importante a oggi io non le vedo. Poi magari ci smentiranno. Ti interrompo il cioè terzo gol del Verona. Ah, sì, ma tra l'altro, credo che il Cittadella eh. giochi in nove eh, perché c'è stata un'altra espulsione. Quella di Proia per doppia moneta. La ribi. Di... Ho finito, eh, e diciamo che commentare. è terminata Credo che non puoi, Io, sono, Gabriele, io, io, io so, sostanzial, sostanzialmente, stando ai fatti, sono, eh, sono d'accordo con te. Eh, io credo che sia anche un po' una scommessa affidare. Eh, tutta l'area tecnica, un direttore sportivo emergente, all'ennesimo allenatore promosso dalla primavera, però il Pescara comunque ha una storia anche positiva con gli allenatori che arrivavano dalla primavera, non mi riferisco a Bucchi, quella è stata una parentesi un po' particolare del Pescara, ma con Odd e Di Francesco, l'anno della promozione dalla C alla B, con Di Francesco c'era un direttore sportivo che era Daniele Dellicari che addirittura arrivava dalla Serie D, dall'interregionale dall'Angolana ed era un, un, un direttore sportivo alle prime armi. Il Pescara è stato, è stato fortunato, io, io credo che quest'anno sarà anche un po' un anno di, di transizione. Perché sì, si affiderà eh, la panchina e la direzione sportiva a due esordienti. Però il Pescara in questo momento deve, puntare su questa, deve assolutamente puntare su questa linea. Perché credo che a prescindere dalla progettualità che si parla nei campionati, nelle stagioni, da poter provare a vincere o a salvarsi, io credo che il Pescara dovrà dotarsi di nuovo, andare a fortificare di nuovo quella scouting che potrebbe poi fare le fortune in futuro, perché diciamocelo chiaramente, il Pescara eh, avrà ossigeno, eh, avrà tanto ossigeno solo facendo le plusvalenze, quindi andando a scovare giocatori e per poi rivenderli. Perché non, al, alle spalle di questa società non ci sono arabi, non ci sono fondi di investimento e quindi l'unica soluzione è questa. Io quindi mi andrei a preoccupare più a lunga gittata che al futuro prossimo, cioè a quello delle, del, prossimo, del prossimo campionato. Però, Chiaramente il dubbio eh, resta, Gabriele, sul fatto insomma, che eh, l'allenatore è un esordiente, il direttore sportivo è un esordiente in, in serie B. Però mh, io dico mh, sempre largo e giovani, provare un po' anche a dare soluzioni alternative a, anche no, a certe in, in con, con, Siccome conosciamo la piazza, sì. no, giustamente che qualche volta vorrebbe anche avere prospettive un po' più eh, allettanti, ambiziose e così si parte a fare i spenti, poi magari andando avanti ci si accorgerà che il pescare sarà la sorpresa e tutto andrà bene, però qualche perplessità oggi in me, eh, in me esiste insomma, ecco. Perfetto. No, ma non sei il solo, anch'io sono, sono perplesso su, su, alcune, su alcune scelte, però ti ripeto il pescara in questo momento può eh, seguire solo, so, solo questa strada. Però ti ripeto, io eh, ho dei dubbi, ma credo che dei dubbi eh, più forti eh, i miei siano insomma, proiettati nei, nei prossimi anni perché il Pescara... Diciamocelo francamente: ha giocatori per fare le plusvalenze? Sì, Gaston Brugman a 27 anni non è stato venduto finora, quindi bisogna poi vedere che plusvalenza ha se qui… Frank Canutè. Eh, no, esatto. Fra Frank Brugman Canutè, se... secondo me, potrebbe essere, un, potrebbe essere un giocatore che potrebbe fruttare plusvalenze. E l'Isaldia, sono giocatori da vedere all'opera perché sono giocatori che hanno passato più tempo in panchina e tribuna che non in campo. Senti Luigi, eh, il vostro quotidiano il centro oggi è uscito con un pagellone stagionale di tutti i giocatori biancazzurri, avete anche eh, fatto un po' uno schema in cui eh, c'era chi è stato più utilizzato e chi meno dal tecnico Pillon. Però al di là eh, dei voti e del rendimento stagionale, qual è stato il calciatore eh, biancazzurro che ti ha colpito di più per la crescita, per quello che ha dimostrato sul campo? Allora, come esplosività soprattutto la prima parte del campionato, ma non in termini realizzativi, che credo che fa un po' fatica a, a segnare in Serie B, è stato Marras ma nella prima parte del campionato. Dire Mancuso sarebbe quasi scontato, eh, io dico Fiorillo, Fiorillo perché ha, è stato determinante in, in, tantissime, in tantissime partite, probabilmente è stato lui il vero capitano del Pescara, quello che è andato sempre in prima linea, ha giocato tante volte imbottito di, anti, eh, di antidolorifici però credo che la stagione di Fiorillo sia eh, da incorniciare un po' la mia, un po' una voce fuori al coro, altrimenti è normale dire eh, mancuso su tutti vedendo anche quello che ha fatto a livello realizzativo. Senti Luigi poi ti lasciamo, concludiamo il collegamento perché sicuramente sarai eh, abbastanza stanco di una giornata intensa su tanti eh, fronti a proposito il Verona sempre 3-0 sta conducendo? Sempre 3-0? Sì, Verona in Serie A. Quindi Verone possiamo dire che Verona in Serie A ha raggiunto Mancano Brescia fine. e Lecce. Insomma, questo non fa altro che aumentare un po' il rammarico per la formazione bianca-azzurra. Ti volevo chiedere questo, il titolo di domani sul Pescara quale sarà? Cioè, Ma, eh, noi abbiamo fatto un viaggio nella carriera, nella storia di Zauri, siamo partiti da Pescina, siamo passati per l'Atalanta, siamo passati per Roma alla Lazio e siamo tornati poi a Pescara con una voce narrante insomma, di, di, un, di un addetto ai lavori che ha eh, seguito, scoperto Luciano Zauri, quindi andremo un po' a, a ispezionare tutti i meandri della carriera calcistica eh, di Zauri, eh, puntando fortemente insomma, su quello che è successo in passato con Oddo e Di Francesco. Con la speranza che anche Zauri possa ripercorrere quella carriera, grazie, grazie di cuore a Luigi Di Marzio. Ancora buon grazie lavoro e soprattutto buon riposo. Grazie mille. E allora, eh, siamo nelle battute conclusive, però insomma, volevo chiedere a Paolo Toro, visto che eh, tu segui anche, eh, hai seguito settimanalmente il eh, Pescara, insomma, ti trovi un po' anche in quanto è stato detto, anche sul fatto che eh, Zauri, se sarà lui a eh, eh, sedere sulla panchina eh, bianca-azzurra, è un po' una scommessa tutto sommato? Eh? Ma io penso che sicuramente sì, ma questo lo sa lo anche sa, la società. Lo sa sicuramente pure Sebastiani, probabilmente lo saprà. Anche Zauri che si appresta a un lavoro diciamo, eh no, una a, una a una dimensione diversa. Si dirà: i presupposti sono, sono positivi, ha fatto bene, è eh, un ex giocatore di rilevante esperienza. Quindi, non è uno che si è improvvisato allenatore o che non ha mai calcato, ha calcato, ha calcato direttamente i campi di gioco. Per cui, è, 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 è nell'ottica della società, nel modus operandi di questa società, chiaramente non è la prima volta. Così come. Oddo e di Francesco in passato, adesso anche Zauri è entrato in questa ottica di promozione da parte della, della Presidenza che evidentemente conta di, eh, fare, diciamo, no, un, di tentare un investimento con la valorizzazione anche, eh, anche di un allenatore, soprattutto su Zauri che quest'anno ha dimostrato poi ha avuto forse risultati ancora migliori rispetto ai suoi predecessori vincendo il campionato, il campionato Primavera B. Per cui certo è una scommessa, ma io penso che qui tutto è un discorso chiaramente eh, complesso che parte sempre dalla, dalla volontà e dalla disponibilità che la proprietà ha e, e da come intende impostare un discorso in relazione ai mezzi di cui dispone. Quindi Zauri evidentemente può costituire una buona soluzione per come viene poi anche valutato dalla società. E che consente anche magari di risparmiare qualcosa rispetto a nomi altisonanti e perché magari anche concentrarsi perché, più sul mercato avendo lavorato, avendo lavorato in più sui mercato, giovani no. fino a pochi giorni fa probabilmente eh. un occhio sui giovani e sulla, sulla sua primavera un occhio lo tiene sempre certo. quindi c'è la speranza quindi, che, possa, che ci sia un maggior coinvolgimento mm. dei giovani perché una delle cose che forse Sebastiani rimproverà da pillone è anche quella che, di, non aver avuto, di non aver mai Creduto, diciamo no, in maniera adeguata su Ecco, anche se alcuni giorni. dicono che Pillon ha fatto davvero il massimo più di però quello Pillone comunque eh? i risultati l'ha fa, eh? fatto Il l'ha Per eh? il presidente, evidentemente, il presidente avrebbe preferito una linea un po' diversa e magari raggiungendo anche. Oh Paolo, ricordiamo che risultati. comunque la nuova stagione del Pescara ripartirà con il ritiro fissato il 14 di luglio a Lucoli, almeno così inizialmente, qualora non dovessero cambiare le cose. No? Sì, io così eh? ho sentito, adesso eh? però non ho, non ho una compagnia conferma ufficiale, diciamo. Perfetto, allora, siamo quasi davvero agli sgoccioli. Io intanto ringrazio in regia Dino D'Angelo e l'operatore di studio Roberto Cherchi, come ringrazio anche i contributi eh, che ci sono arrivati con i servizi eh, da Massimo Profeta, Sergio Zappalorto ed Enrico eh, Giancarli. Eh, la Serie B però non è finita, perché è vero che il Verona ormai è promosso, siamo davvero agli sgoccioli, sta vincendo 3-0 contro il Cittadella che però gioca in 9 uomini, lo ricordiamo dopo il 2-0 e dell'andata eh, però ci sono ancora i play-out sì, eh? sì. perché appunto e, ammesso, ammesso che si facciano beh, e so... ci sono anche i play-off di serie col, C che dovrebbero portare scena, le squadre esatto. ancora in vita, esatto esatto no, ma in Italia quest'anno salirà Italia a Venezia in campo mercoledì e poi il ritorno in Laguna, ma tu, ma domenica ma tu puoi far fare i play-out quasi un mese dopo so. che il campionato è finito a una squadra che avevi detto che era già salva sì. Beh, soprattutto di, credo cioè, che i giocatori del Venezia no, fossero no, stati centro. già anche in vacanza. In, ma in vacanza, è partito male, è finito peggio. Il campionato è lo specchio, specchio dell'Italia. Il campionato di, di Serie B: gestito veramente da incompetenti. Anche. Beh, diciamo, gestito male. Ma ma è incompetente, da incompetente, eh, se vabbè, gestisci male, sei incompetente a gestito gestire. gestito in eh. maniera così un po'. Adesso, insomma, con eh, il, il rinnovo anche della, della federazione, con. Uh, l'arrivo di Gabriele Grande. Io mi aspetto qualcosa di, di meglio perché, da Gabriele. Eh, però già eh, di, hanno credo, fatto una eh, riforma importante, quella relativa alla giustizia sportiva. Credo sì, vabbè, sia ma cioè, un cambio di, di serie eh? B, veramente qualcosa di, di imbarazzante. Segnata... Dai. La certezza eh? dei tempi, le Vai, giuste dai. semplificazioni, so. interventi decisi sì. e eh. controlli sì. nel durante, eh, non so. solo alla fine, a posteriori. Controlli all'inizio e nel durante, È proprio il caso di dire. Perfetto, io ricordo intanto ai telespettatori che eh, Rete 8 domenica prossima avrà l'ultimo numero della Domenica Sportiva, quindi rimanete sempre eh, domenica incollati alla vostra eh, sedia. Dalle 22 partirà l'ultimo numero della Domenica Sportiva. Eh, allora, abbiamo parlato un po' di tutte le cose più importanti accadute eh, oggi, Io però volevo far vedere proprio in chiusura delle immagini, eh, delle immagini di eh, atletica leggera perché proprio eh, ieri e anche oggi eh, ci sono stati eh, appunto sono state delle gare allo Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, delle gare importanti, delle gare regionali che hanno riguardato un po' tutti gli atleti migliori della nostra regione. Vediamo un po' se ci sono queste, queste immagini, ci sono state appunto delle gare, qui vediamo appunto. Uh, I 400 ostacoli uh, femminili uh, che per la cronaca sono stati vinti da Greta uh, Zuccarini, una delle, uh, delle giovani promesse, lei è una juniores secondo anno dell'atletica uh, abruzzese, ma anche dell'atletica. Eh, italiana, poi ci sono stati anche altri eh, risultati piuttosto importanti. Tra l'altro, eh, quella pista, la pista dell'Adriatico Cornacchia, eh, nel mese di settembre dell'anno scorso ha ospitato proprio quello che è stato il momento clou eh, a livello di atletica leggera con i campionati eh, italiani assoluti. Insomma, è stato davvero un bello spettacolo per eh, la nostra eh, regione. Continuano a scorrere queste immagini eh, il. La manifestazione di questo pomeriggio è stata organizzata direttamente dal Comitato Regionale della FIDAL, insieme in sinergia con la Società Aterno di Pescara. Ecco qui le battute conclusive di questa atleta. Poi naturalmente ci sono state tante gare sia di velocità dove ci sono stati dei buoni risultati sia nei 100 che nei 200 metri. Poi c'è stata un'altra atleta di punta in questo momento del. Dell'atletica regionale, Gaia Sabatini che ha vinto eh, gli 800 eh, metri e poi anche, eh, ci sono stati eh, i lanci e anche eh, i salti che hanno dato delle soddisfazioni alle nostre eh, squadre. Tra l'altro, questo eh, impegno regionale valeva anche. Per guadagnare il titolo per i prossimi campionati italiani juniores che ci saranno a Rieti nel prossimo fine settimana. Ecco, qui questa è un'altra gara, la gara dei 400 piani femminili: quella dovrebbe essere il podio Dos Santos, Naddei e compagnoni, le prime tre classificate. Possiamo staccare con le immagini. E volevo. Concedere giusto un minuto per concludere sia a Paolo Toro che eh, al nostro Gabriele De Bari. Allora, Paolo, un ultimo flash sull'amatori Pescara perché eh, martedì eh, ci sarà eh, questa gara 4 che da un lato potrebbe consegnare il pass alla formazione eh, pescarese per eh, la final four in programma a Montecatini il 15 e 16 15 giugno. E 16. Quattro squadre. Tre andranno promossa. in A2 eh, però potrebbe anche impattare Salerno in quel caso si andrebbe poi caso, eh, si andrebbe a gara 5, gara 5 che si giocherebbe sabato 8, sabato, ma sabato 8. Dire, mi e sembra quello che si è visto finora un'eventualità eh. un po' remota perché chiaramente a questo punto possiamo dire che l'Amatori be beneficia diciamo no, del, del pronostico per come si sta comportando per come si è comportato finora quindi è importante martedì e, ci si augura che la cornice di pubblico sia adeguata come quella della partita di oggi, perché effettivamente poi le gare di playoff hanno un fascino particolare per la, per la tensione no? che caratterizza sempre la partita. Allora, la pallacanestro chi... è un gioco di squadra sicuramente per eccellenza, però tu che hai visto la partita, se dovessi dare la palma del migliore, dai. Beh, guarda, io sinceramente l'ho messo pure su. Io la palla migliore: è la squadra, cioè è la squadra. Poi, alcuni in alcuni momenti si sono distinti, in alcuni momenti Poti, in alcuni momenti Gai. Caverni è stato quello che ha dato il là degli altri nel momento in cui è iniziato l'incremento di vantaggio della squadra di Pescara. Però ripeto il tutto in un contesto di squadra assolutamente positivo. Grazie Paolo Toro, Gabriele De Bari, vuoi tornare sul Pescara? Una chiosa finale, cosa ti, ti auguri no, eh, da, visto... dal mercato, dalla scelta no, del? Io, io, eh, eh. Il, il grande rammarico che vedere il Verona in Serie A eh, col Verona bastava poco per, per eliminarlo e questo è. Cioè, è una cosa che, che ti lascia la gamma la la in, in bocca perché avevi in mano il destino e non sei riuscito a gestirlo e a sfruttarlo come avresti dovuto e potuto fare. Perfetto, grazie Gabriele De Bari, grazie a Paolo Toro, grazie eh, dal del Centro il contributo di Luigi Di Marzio, grazie in regia a Dino D'Angelo, eh, grazie a Roberto Kerchi naturalmente, grazie a tutti voi telespettatori di Rete 8. Vi ricordo, domenica prossima, ultimo appuntamento con la domenica sportiva di Rete 8. Buonanotte.